In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, volume 11, 14 agosto 1912. L'anima dovrebbe fare in modo che tutto ciò che fa e che le è necessario lo facesse come se io lo volessi fare in lei. Se prega, dovrebbe dire: è Gesù che vuole pregare ed io prego insieme con lui. Se deve lavorare, è Gesù che vuole lavorare, è Gesù che vuole camminare, è Gesù che vuole prendere cibo, è Gesù che vuole dormire, che vuole alzarsi, che vuole divertirsi. E così di tutto il resto della vita, esclusi gli errori.
Così l'anima non solo farà tutto perché lo voglio io, ma perché lo voglio fare io. Mi necessitano a me proprio. Ora continua Lisa, un giorno stavo lavorando e stavo pensando, ma come può essere che mentre io lavoro è Gesù che lavora in me? È lui proprio che vuol fare questo lavoro? E Gesù? Io proprio. Sono le mie dita che stanno nelle tue e lavorano. Figlia mia, quando io stavo sulla terra, le mie mani non si abbassavano a lavorare il regno, non si abbassavano a lavorare il legno, a ribattere i chiodi, ad aiutare nei lavori fabbrili il mio padre putativo Giuseppe? E mentre ciò facevo con quelle mani medesime, con quelle dita, creavo le anime e altre le chiamavo all'altra vita. Divinizzavo tutte le azioni umane, le santificavo, dando a ciascuno un merito divino. Nei movimenti delle mie dita chiamavo in rassegna tutti i movimenti delle tue dita e degli altri. E se vedevo che li facevano per me o perché io li volessi fare in loro, io continuavo la vita di Nazareth in loro e mi sentivo come rinfrancato da parte loro per i sacrifici, le umiliazioni della mia vita nascosta, dando loro il merito della mia stessa vita. La vita nascosta che feci in Nazareth non viene calcolata dagli uomini, mentre non poteva far loro più bene di quella dopo la passione, perché abbassandomi io a tutte quelle piccole azioni e a quegli atti che gli uomini esercitano nella vita giornaliera, come il mangiare, il dormire, il bere, il lavorare, accendere il fuoco, scopare, eccetera, atti tutti di cui nessuno può fare a meno, io facevo scorrere nelle loro anime una monetina divina e di prezzo incalcolabile. Sicché se la passione li redense, la vita nascosta corredava ogni azione umana, anche la più indifferente, di merito divino e di prezzo infinito. Vedi? Mentre tu lavori lavorando perché io voglio lavorare, le mie dita scorrono nelle tue, e mentre lavoro in te, nel medesimo istante con le mie mani creatrici, quanti sto mettendo alla luce di questo mondo? Quanti altri ne chiamo? Quanti altri ne santifico? Altri correggo? Altri castigo? Ora tu stai con me a creare, a chiamare, a correggere ed altro, sicché come tu non sei sola, neppure io sono solo nel mio operare. Ti potrei dare io onore più grande? Chi può dire quello che comprendevo, scrive Luisa, e il bene che si può fare a noi e agli altri facendo le cose perché Gesù le vuole fare in noi? Bene, questo brano che abbiamo ascoltato è di estrema importanza, anche chiarificatrice. Ci sono due passaggi fondamentali all'inizio e alla fine di questa meditazione che ne fanno comprendere bene il senso. C'è un'espressione che usa Gesù: se l'anima fa come qui spiega, succede questo salto di qualità, che non è che opera solo perché lo voglio io, quindi non si tratta soltanto di fare la volontà di Dio, ma perché lo voglio fare io. C'è un abisso tra queste due cose, perché mentre nel primo caso è la persona che opera conforme alla divina volontà, come scrive San Paolo nelle sue lettere, quindi c'è una persona umana che con l'aiuto della grazia santificante compie un'azione buona, lecita o indifferente, quindi stiamo chiaramente fuori escludendo, come Gesù stesso spiega, gli errori e i peccati, è un'azione umana che ha un valore limitato, un merito limitato, un'efficacia limitata, e non produce alcuna, come dire, intimità di vita con Gesù, se non il fatto che se è cosa buona aumenta un pochino la grazia santificante, come dal Vangelo a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e si diventa un pochino più santi, basta.
Però se ci si abitua a questa intimità profonda con Gesù e quindi fusi nella divina volontà e lo si chiama nel nostro operare, ovviamente si tratta sempre, ecco perché è importante questo esercizio, di cose lecite, tutto il resto della vita esclusi gli errori, si determina un cambiamento sostanziale. Perché realmente è Gesù, con la sua divina volontà, che viene ad operare in noi. Quindi non c'è più semplicemente un mio atto di essere umano e di persona umana che si conforma alla volontà divina, quindi la mia volontà che si uniforma alla sua. Ma c'è la volontà divina che opera in me. Come dice San Paolo, probabilmente ho usato questa espressione anche nei giorni scorsi, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E evidentemente poi, come dice Gesù, è una cosa di questo genere, assume anche la più indifferente merito divino e prezzo infinito. Ecco perché dobbiamo moltiplicare gli atti. Gesù fa tanti esempi, cioè vedete come Luisa. Cioè, teniamo presente una cosa, no? Luisa di Carreta era un animo del tutto particolare, se uno legge gli scritti, fermo sempre restando, tenete sempre presente, quando io faccio queste cose, il giudizio definitivo della Chiesa, sia sulla santità di Luisa, sia sulla assoluta affidabilità al 100% di questi scritti. Noi siamo tutti quanti nella Chiesa e con la Chiesa. Quindi c'è sempre questa parentesi che ogni tanto esplicito, ma a cui intendo rigorosamente attenermi. Quindi è vero che Luisa è serva di Dio, ma come ha recentemente spiegato Papa Francesco nell'ultimo motu proprio, essere servo di Dio non significa essere già santo. C'è un processo in corso e ci sono dei servi di Dio che sono rimasti servi di Dio a tempo indeterminato. D'accordo? Quindi vedremo tutto quanto il corso che serenamente attendiamo e che la vicenda di questa straordinaria anima attende la Santa Madre Chiesa. In ogni caso, da quello che noi sappiamo, quindi da quello che risulta dagli scritti, Luisa viveva in uno stato, diciamo così, estatico e soprannaturale, molto molto frequente, a volte anche quotidiano, prolungato, no? Quindi era quella che noi chiamiamo un'anima mistica. Però vedete che nella fusione con la divina volontà non sfugge alle regole e alle leggi della vita comune, perché Gesù trae pretesto da questa spiegazione, da questa frase, da questa domanda, no? Continua, stavo lavorando, sicuramente stava ricamando il tombolo perché questa faceva Luisa, stando dentro il letto, e stavo pensando, ma come può essere che mentre io lavoro è Gesù che lavora in me? È lui proprio che vuole fare questo lavoro, quindi vedete come anche quest'anima. Si fa questa domanda, questo perché ci togliamo anche un pochino dalla testa l'idea che ci sono una sorta di privilegiati per i quali è tutto facile, che sfuggono, diciamo così, alla regola che vale per tutti. Vedete chiaramente questo non che era attestato che non era così, no? E la stessa, pur avendo avuto tutte quante queste rivelazioni, dal momento che sta lavorando e dice, ma boh, qui sono io che sto con questo filo in mano e che sto a ricamare, è Gesù che lavora in me, ma l'ha visto qualcuno? Cioè, capite? Come diceva San Luigi Maria Monforte nel Trattato della Vera Devozione, riferito alla Divina Maria, se tu chiami e ti unisci alle intenzioni della Beata Vergine Maria, tu non senti niente a livello interiore. Non è che se dici mi unisco alle tue intenzioni, o Divina Maria, e rinuncia alle mie in questa azione, tu senti chissà che o chissà che cosa. Non so, entri in estasi o ti senti chi lo sa quale fervore interiore o quale trasformazione o ti senti la mano della Madonna che ti tocca il cuore. Magari, ma non succedono queste cose. Quindi, perché si tratta di fenomeni eminentemente spirituali. Per capire un po', pensiamo per esempio al giorno che abbiamo ricevuto la cresima. Quando il vescovo ti ha fatto l'unzione sulla fronte, che hai sentito?
a livello niente, finalmente. Può succedere che qualche persona, insomma, animata da un certo fervore, capite? Quando ci andiamo a confessare che il sacerdote ci assolve, che sentiamo, diciamo, di sconvolgente, penso niente, se è stata una buona confessione possiamo uscirne un pochino rincuorati, confermati, no? E gli effetti della confessione generalmente si sentono in maniera indiretta e susseguente alla confessione, cioè ti senti un po' più tranquillo, ti senti un po' più in pace, senti come se avessi fatto il pieno, no? Però, ecco, quindi, perché comprendiamo che questi sono effetti eminentemente, rigorosamente, sono operazioni, scusate, rigorosamente spirituali, i cui effetti benefici non si colgono nell'atto stesso, ma negli effetti che poi produce prolungatamente, come dire, e ordinariamente la nostra vita. Capite? Però dobbiamo prenderli molto, molto, molto sul serio. Vorrei affrontare anche un'altra piccola cosa, lo facevo anche nei giorni scorsi, no? È Gesù che vuole prendere cibo, lo dice lui, sono sempre che fa lui, che vuole dormire, che vuole alzarsi, che vuole, sentite, divertirsi. Ecco, questa dimensione della vita umana non è da bandire, cioè non dobbiamo concepire la santità anche nella divina volontà, come dire, come una vita esclusivamente dedita al sacrificio, alla penitenza o tempestata di croci. Capite bene il senso in cui sto dicendo questo, no? C'è anche questa dimensione della vita umana, divertirsi. È evidente che il divertimento deve essere un divertimento lecito, esclusi gli errori, no? Quindi, però i figli di Dio devono anche imparare a divertirsi santamente, sanamente. Vi assicuro che è cosa tutt'altro che scontata, e ve lo assicuro da sacerdote, insomma. Fino a quando, diciamo, nella mia esperienza pastorale ho avuto la possibilità di lavorare approfonditamente con i giovani, io questo l'ho compreso subito, cioè che nella loro formazione io non potevo stargli soltanto a fare un sacco di catechesi, a farli pregare o cose di questo genere, ma sia per ragioni pastorali che si possono comprendere, ma anche per ragioni formative, di cui a questi devo insegnare come si divertono, perché io da una volta a settimana, questi il resto della settimana stanno in giro, come lo trascorrono al tempo libero, cioè devono capire che c'è un modo sano e santo di divertirsi, benedetto da Dio, diverso da quello che possono trovare negli ambienti, purtroppo intrisi, diciamo soltanto di mondo, per non dire di peggio, in cui vivo. Quindi, se te la fai una partita a tennis, devi dire vieni divina volontà nel mio giocare. Se te la fai una partita a pallone, puoi dire vieni divina volontà nel mio giocare a pallone. Se ti stai vedendo, non so, un film pulito, bello e lecito, puoi dire vieni divina volontà nel vedere il film. D'accordo? Se ti vai a mangiare una pizza con degli amici, puoi e devi dire vieni divina volontà a mangiare la pizza con gli amici. E non lo so, quali altre cose mi vengono in mente, no? Ecco. Se te fa una passeggiata sul lago, ecco, puoi dire vieni di vino sui monti, vieni di vino lontano il mio passeggiare, tutte queste cose qui si possono e si devono dire. Ecco perché dobbiamo pensare che tutte quante le cose buone e belle, certo, ricordiamo sempre che vivere nella divina volontà presuppone il fare la divina volontà. Non è che siamo venuti sulla terra per mangiare, bere e divertirsi, no? Quindi se ci fosse un disordine, uno squilibrio, anche nelle cose lecite, è chiaro che usciremmo dalla volontà di Dio, no? Cioè, se io passo la giornata, la mattina e la sera a divertirmi, ho voglia di che sono tutti divertimenti leciti, no? E ve non prego per niente, lo capiamo tutti quanti che non funziona, no? Ecco, però dentro l'ordine di una vita condotta, e santamente c'è anche questa dimensione che non deve essere rigettata, diciamo, perché non serve a niente, è meglio che prego un altro po', è meglio che faccio una penitenza. Spero di essere stato chiaro, insomma, anche per chi l'ascolta questa catechesi, no? Questa è una tentazione di alcune anime buone, d'accordo? Ecco,
Volevo far notare, prima di chiudere, due altri piccoli particolari. Uno, il fatto che Gesù attribuisce evidentemente la santificazione e la divinizzazione di tutte le altre nostre azioni umane, che sono già santificate e divinizzate. Ai misteri della sua vita nascosta a Nazareth. E a tutte quindi le azioni ordinarie che lui ha fatto per santificarle tutte. Allora dobbiamo pensare, questa è un'espressione tecnica, è una delle espressioni classiche che si trova negli scritti, no? Gesù dice: queste azioni stanno pronte per essere prese e fatte nostre. Quindi dobbiamo prendere tutto quello che Gesù ha fatto e farlo nostro, dicendo: vieni Gesù a spazzare per terra, vieni Gesù a lavare i piatti, vieni Gesù a cucinare, vieni Gesù a fare la spesa, vieni Gesù a accendere il fuoco. Oggi noi abbiamo il fuoco, abbiamo i termosifoni, fa niente, la stessa cosa, no? E questo provoca la prosecuzione della vita nascosta in noi. E grandissima gioia a Gesù, riprendo un'espressione, se vedevo che li facevano per me o perché io li volessi fare in loro, io continuavo la vita di Nazareth in loro e mi sentivo come rinfrancato da parte loro per i sacrifici, l'umiliazione della vita nascosta, dando loro il merito della mia stessa vita. Quindi questo causa grandissima consolazione a Gesù perché? Perché siccome tutti questi atti lui li ha già fatti, capite? Sono già pronti, si tratta semplicemente di farli nostri. Ma domanda, quanti membri della razza umana fanno questo? E quanti, pur essendo, diciamo, entrati in contatto con la divina volontà, come dire, si esercitano, si impegnano, questo non è una cosa che viene in automatico, no? Quindi c'è un, si chiama il sacrificio dell'attenzione, no? Certamente che deve essere vissuto in maniera delicata, soave, un po' via con l'ansia, che sta a, si capisce, no? Però pure in maniera dolce e soave ci vuole un'attenzione, ci vuole un'applicazione, ci vuole un impegno costante, perseverante, no? A beneficio nostro e a consolazione di Gesù. Molto bella questa espressione, no? Perché noi pensiamo sempre soltanto alla redenzione e Gesù dice: la vita nascosta che fece a Nazareth è seconda solo alla redenzione, cioè non è un caso che Gesù sia stato per 30 anni a Nazareth, capite? 3 anni in pubblica predicazione, guarda, tutto quello che fa Dio, dobbiamo sempre, è calcolato fin nei minimi particolari e fin nei minimi dettagli. Ora sono tanti i motivi per cui è stato 30 anni a Nazareth, io personalmente sono sicurissimo al 100%, senza nessun dubbio, che il motivo principale era godersi un po' la Divina Maria, sono sicurissimo, questo non lo dà dalla testa a nessuno, lo scrive anche San Luigi Monforte nei suoi scritti, però questo è uno dei motivi. C'era anche questo, rifare tutti quanti gli atti leciti, tutti gli atti umani leciti. Capite? È la passione e la morte poi che ha distrutto gli effetti nefasti di quelli illeciti, dando la possibilità di essere distrutti nel sangue di Gesù. Gli atti illeciti non possono mica essere, come dire, santificati, eh? Capite? Non so se si riesca a farne spiegare. Noi possiamo fare due tipi di atti: atti buoni, leciti o indifferenti, che sono tutti quanti attraibili, diciamo così, dentro la divina volontà. I peccati, no, le imperfezioni, nemmeno le imperfezioni sono attraibili dentro la divina volontà, nel minimo peccato veniale, mica puoi dire vieni divina volontà, dire questa bugia di scusa che adesso non so che inventarmi, non puoi dire una cosa di questo genere, sarebbe una bestemmia orrenda. Tutti questi atti Gesù li ha distrutti nella passione e morte, in tutte quante le sofferenze che non si limitano al triduo pasquale, no? Ma sono state distribuite in tutta la vita, anche essa, diciamo così, terrena di Gesù. Però c'è anche la divinizzazione.
di tutti quanti i nostri atti leciti e indifferenti. Ora, qui poi c'è la chicca che era veramente, lo faccio notare, perché lo fa notare Gesù, una cosa di questo genere, se uno lo pensa bene, anche se non sente niente, dovrebbe semplicemente, non lo so se rimanere a bocca aperta, spalancata, impazzire di gioia, uscire per strada e cominciare a gridare come un matto. Ecco. Perché, come abbiamo visto già nella lezione di ieri, se io chiamo Gesù a essere in me, specularmente io sono in Lui. Cosa dice qui? Mentre tu lavori, lavorando perché io voglio lavorare, quindi stai lavorando perfettamente unito alla divina volontà e le mie dita scorrono nelle tue, ma io, in quel momento, Gesù sta facendo qualcosa, sta creando un'anima, o molte anime. Sta chiamando qualcuno a diventare sacerdote, non lo so. Sta santificando altre persone. Ne sta correggendo altre, ne sta castigando altre, sta facendo tutta una montagna di operazioni divine. Alla creazione, perché un'anima è assolutamente operazione divina, all'azione provvidenziale, provvidente, che Dio esercita continuamente nei confronti di tutte le altre creature. C'è qualche anima che sta al suo cospetto, c'è qualche anima che sta andando in purgatorio, in paradiso, all'inferno, in continuazione. No, non ci pensiamo a queste cose, ma Dio, ricordate cosa dice Gesù nel Vangelo, il Padre mio opera sempre e anch'io opero. Cioè l'azione, l'atto di Dio è assolutamente incessante e ininterrotto. E in questo momento temporale che io sto parlando adesso, sicuramente Dio sta creando qualche anima, sicuro, 100%, per quanto nel mondo ci siano pochi nascituri, però siamo tanti, capite? Ecco, quindi, se io prima di iniziare la meditazione, come abbiamo fatto tutti quanti insieme, mi sono fuso con la divina volontà, questo serve la preghiera preparatoria, quello che io sto facendo adesso, a meno che non dica sfrondoni o eresie, è, come dire, Gesù operante in me. E io sto prendendo parte alle sue azioni, anche se non so assolutamente nulla. Ehi! Ora tu stai con me a creare, a chiamare, a correggere ed altro, sicché come tu non sei sola, perché stai operando con me in te, così non sono solo neppure io nel mio operare. Ma dice, ti potrei dare io onore più grande, dico, ma ci rendiamo conto di quello che sta dicendo qui il nostro Signore? E Luisa chiosa e chiude, chi può dire quello che comprendevo? È il bene che si può fare a noi e agli altri facendo le cose perché Gesù le vuole fare in noi. Voi ci pensate a fare una partita a tennis e stai facendo del bene in noi e agli altri giocando a tennis, chiaro? D'accordo? O anche semplicemente spostandoti, facendo due passi dalla cucina alla camera da letto, d'accordo? Vieni divina volontà nel mio camminare. Questo sta scritto qui. Ecco perché preghiamo sempre con le parole di San Paolo, ma è diventata una parafrasi continua, possa egli davvero, cito a memoria, illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati e quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi. Questo si può tranquillamente applicare proprio ipso facto, in toto, a questo mistero veramente immenso, che come dicevo ieri, attenzione, è già fondato nel Vangelo, soprattutto nel capitolo 15 di San Giovanni, l'immagine della vita e dei tralci, rimanete in me e io in voi, io in lo, anche nella preghiera sacerdotale di Gesù nel capitolo 17 del Vangelo di San Giovanni. San Giovanni, sapete che era Vergine, è sicuramente un grande mistico. A chi l'ha data? La Madonna, Gesù. Per starci almeno una venticinquina d'anni, beata a lui. Era data a San Giovanni, non l'ha data agli altri. Quindi, a San Giovanni perché? Perché San Giovanni capiva la Madonna più degli altri.
e era in grado più degli altri di poter condividerne la vita, no? Starle vicino. Ecco, facciamo il nostro minuto di silenzio e poi concludiamo la meditazione. O Divina Maria, nessuno come te è stato ed è in Gesù e Gesù in te. Noi sappiamo esistono addirittura scritti meravigliosi che spiegano queste sublimi verità che ti riguardano, affermando addirittura qui in un modo molto profondo e che deve essere ben interpretato, ma molto vero, che la Santissima Trinità ti ebbe presente nel creare l'universo e tu eri già operante in lei pur non essendo ancora stata creata, ma solo allora presente nel pensiero, no? È evidente che la Divina Volontà getta una luce immensa su questa cosa. Perché gli atti che tu avresti compiuto dopo che sei stata creata ti avrebbero unito al fiat creante di Dio, all'atto unico. Ecco, la cosa più sconcertante per noi è che questa possibilità è aperta anche a poveri uomini, poveri peccatori quali noi siamo. Come in tutte le cose c'è una sequenza, c'è l'apprendimento di una notizia, che è la conoscenza. Poi c'è l'accoglienza o meno di questa notizia. Poi c'è la fede o meno in quello che si è ascoltato. E a seconda di quanto sia questa fede, c'è l'impegno a tradurla in atto. Ecco, noi affidiamo al tuo cuore immacolato tutti questi passaggi, tutti necessari per poter vivere nella Divina Volontà, perché tutti possano compersi nelle nostre vite, nei nostri cuori. E possiamo, con il tuo esempio e la tua intercessione, entrare sempre più e sempre meglio nel regno del Divino Volere. Come fioretto e proposito per questa giornata, evidentemente, possiamo e dobbiamo richiamare anche in maniera generica la vita di Gesù nascosta a Nazareth, ricordando che è la seconda cosa più importante che ha fatto per noi dopo la passione, e tutto quello che ci ha donato attraverso questa vita e che attende di essere da noi preso. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù,
che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Signore Gesù, che io sia sempre in te e tu in me. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi per mezzo intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, Madre Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divino volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi ed imprima nella tua volontà il suggello della sua potenza. Restituendo la sovrana di tutto, nel nome del Figlio Gesù comunichi ed imprima nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza e nel nome dello Spirito Santo comunichi ed imprima nella tua memoria il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale, ed arricchita e abbellita di ogni bene e virtù la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù benedico tutte le cose da lui create, affinché tu le riceva tutte benedette da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti. Ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave.